Mentre pensava alla risoluzione di problemi matematici, passava ore in ginocchio su enormi fogli di carta a disegnare. Sembrava ripetere più e più volte la stessa immagine, erano figure e altre superfici legate alla sua ricerca. I problemi a cui stava lavorando erano talmente astratti e complicati che non si poteva permettere di fare un passo logico alla volta, ma doveva fare grandi salti che li racchiudessero tutti, come un artista, come un pittore astratto. Dal 1936 l'Unione Internazionale di Matematica assegna ogni 4 anni a scienziati non ancora quarantenni una medaglia per scoperte eccezionali. È la medaglia Fields. È in oro come quella del premio Nobel. Vale quanto un Nobel, ma l'assegno che l'accompagna è di $15.000, mentre quello che accompagna il Nobel è di €900.000. È il destino dei matematici. La conoscenza è sulle loro spalle, ma non saranno mai delle star. La medaglia Fields di solito passa inosservata, ma nel 2014 è stata commentata dai media di tutto il mondo. Per la prima volta dopo 78 anni il riconoscimento andava a un latinoamericano, a un indiano e soprattutto ad una donna, per di più iraniana. A Mariam Mirzakhani, 37 anni, docente all'Università di Stanford. Sì, è lei la donna dei disegni. Mariam Mirzakhani. Mariam era stata la prima ragazza iraniana a vincere per 2 anni consecutivi e a punteggio pieno nel 1994 e poi ancora nel 1995 le Olimpiadi Internazionali della Matematica, quando era ancora una studentessa non ancora diciottenne. Di lì il suo percorso l'avrebbe portata prima alla laurea in matematica a Teheran, poi ad Harvard negli Stati Uniti per il dottorato, per poi continuare le sue ricerche al Clay Mathematics Institute a Princeton e divenire professore a Stanford, in California. La medaglia Fields le è stata attribuita per un lavoro che alcuni suoi colleghi hanno definito titanico. La sua specialità era la geometria delle superfici di Riemann e i relativi spazi dei moduli, una ricerca matematica teorica pura, estremamente sofisticata, che cerca di dare delle risposte a questioni molto complesse. Il suo contributo è stato eccezionale, tanto da essere riconosciuto con una medaglia perché è stato in grado di descrivere l'intrinseca semplicità della dinamica di spazi apparentemente complessi. Uno studio teorico originale che però può avere conseguenze in numerosi campi di indagine, per esempio nella fisica o nello studio dei sistemi dinamici. Da quando a Seoul nel 2014 ha ricevuto la medaglia Fields, però poco altro si è saputo di lei e raramente ha concesso interviste alla stampa. Quando lo faceva, parlava di sé con ironia. Sono una pensatrice lenta, ci metto molto tempo prima di riuscire a pulirmi le idee e a fare progressi. Raccontava il mondo dell'infanzia, quasi tutto di donne, dopo la sanguinosa guerra con l'Iraq. Una madre che incoraggiava lei e le sorelle a seguire le proprie curiosità. La passione per la letteratura, il piacere della matematica trasmessole da un suo insegnante di liceo per alunni molto dotati nel quale si entrava per concorso. Rideva del fatto che l'Iran per l'America fosse l'asse del male e che l'America per l'Iran fosse il grande Satana. Di più sull'Iran non poteva dire, avrebbe rischiato rappresaglie contro i parenti che vivevano a Teheran. Ma perché di Mariam Mirzakhani sto parlando all'imperfetto? Perché nel 2017, a soli 40 anni, un tumore al seno se l'è portata via.